È il tema della maternità in un periodo storico compreso tra 8 e 900 al centro della mostra L'amore materno alle origini della pittura moderna proposta dai Musei Civici di Verona ed ospitata negli spazi della Galleria d'Arte Moderna. L'esposizione è la prima che la città di Verona dedica agli esordi del divisionismo italiano, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza di uno dei periodi considerati tra i più creativi della storia dell'arte del nostro paese, restituendo nel medesimo tempo un fondamento critico di riferimento alle opere della Galleria d'Arte Moderna. Il tema proposto da questa mostra è un approfondimento sul divisionismo italiano, o meglio, gli esordi del divisionismo italiano, una delle grandi correnti dell'arte europea a cavallo tra 8 e 900. Questo approfondimento avviene attraverso uno dei temi iconografici più affascinanti dell'intera storia dell'arte, quello della rappresentazione dell'amore materno, della maternità, che ha interessato gli artisti dall'antichità classica al Rinascimento con Leonardo, Raffaello, Michelangelo, fino agli artisti dell'Otto e del Novecento. In Italia c'è un momento particolarmente creativo nell'ultimo scorcio dell'Ottocento, perché dalle poetiche, dai linguaggi del naturalismo che hanno interessato buona parte dell'Ottocento, e quindi di una pittura della realtà, di una pittura del vero, si passa alla ricerca di una pittura di una vena simbolista, di una pittura che rappresenti innanzitutto il sentimento, l'espressione dei sentimenti. Confronti stilistici che la mostra rappresenta in questo percorso di 20 opere sono stringenti e sono affascinantissimi. Ci sono una serie di pittori, diciamo quasi tutti molto giovani, che si formano a Milano, che è un po' la culla delle correnti d'avanguardia alla fine dell'Ottocento, e che intravedono la possibilità di un cambiamento, ovviamente conoscendo le correnti francesi o nordiche che trainano un pochino la trasformazione dell'arte a cavallo del secolo, e cominciano a fare una pittura come si può dire scapigliata. Questa è una definizione che è stata data dalla critica d'arte già al suo tempo, ossia sono degli artisti che cambiano, vogliono rivoluzionare la forma dell'arte, e quindi non si basano più su un disegno naturalistico finito di contorno, ma su una pittura che trasforma e deforma l'aspetto formale del soggetto, e cerca di rappresentare più che altro gli affetti, di trasferire questo impulso affettivo, di sentimento, di soggettività, di farlo entrare nella rappresentazione. Il percorso della mostra ha un fulcro centrale, molto forte e molto importante, uno dei capolavori della storia dell'arte italiana è Maternità di Caetano Previati. È un'opera monumentale che questo artista ferrarese, che poi si trasferisce a Milano, pubblica e produce con un lavoro, un grande travaglio diciamo professionale, e produce con un lavorio di molti anni, e nel 1891 presenta alla prima Triennale di Milano. Questa opera è un riferimento, diventa un riferimento anche di un dibattito molto intenso tra gli artisti e la critica,
e da un soggetto assolutamente sconvolgente per allora. C'è una grande madre al centro del quadro, dietro, davanti a un albero di melarancia, e circondata da figure angeliche con grandissime ali, che sono rappresentate con pennellate filamentose e come in un vortice di flussi, di pennellate ondeggianti, e quindi è un quadro assolutamente simbolista che esce dai canoni della pittura tradizionale e coinvolge lo spettatore in una grande emozione. Il visitatore davanti a questo quadro rimane catturato da questa forza travolgente, emotiva, e infatti il pittore, che durante l'esecuzione del quadro scrive parecchie lettere al fratello, a un certo punto spiega cosa ha in animo di fare lui e descrive questo suo percorso come un grande percorso di sofferenza anche, e dice: sono invischiato nel rendere in questo quadro tutta l'intensità dell'amore materno, e quindi non intende soffermarsi su aspetti descrittivi, ma fare uscire proprio questo sentimento. Il quadro ha un precedente importante, pure esposto in mostra, del periodo appunto più giovanile di Previati, il periodo scapigliato, ed è già la messa a fuoco di un simile soggetto, ma con pennellate ancora più sommarie, e significa che il pittore ha dedicato vari studi a quest'opera. Ma nel primo soggetto si vede una presa molto importante, un riferimento ancora molto importante ai maestri del Rinascimento e per esempio all'iconografia di Dürer, di quelle incisioni raffinatissime che il maestro tedesco faceva agli inizi del Cinquecento. E in mostra c'è una spettacolare, finissima miniatura, una incisione del 1503 con una Madonna che abbraccia affettuosamente il suo bambino e lo tiene vicino con il volto, lo stringe affettuosamente, mentre dietro di lei c'è un grande giardino, e quindi Previati rievoca un pochino questa iconografia anche della rappresentazione nel prato, nella natura. Il percorso presenta opere di vari artisti, uno di questi è Pellizza da Volpedo. È il più giovane della generazione degli amici, dei colleghi di Previati, che vede anche tra i protagonisti Giovanni Segantini e Angelo Morbelli, che sono più o meno dell'età del maestro ferrarese. Pellizza da Volpedo è più giovane, guarda questi colleghi più anziani con molto interesse, e verso la fine dell'Ottocento produce un soggetto veramente affascinante che abbiamo portato in mostra, una Sacra Famiglia che evidentemente rievoca dei modelli raffaelleschi con una Madonna con il bambino San Giuseppe, ma che si riallaccia un pochino alla pittura spagnola di un Murillo che riprende Raffaello, e però in questo quadro, che resta un quadro dal disegno molto classico, inserisce queste sue prime ricerche, queste sue prime sperimentazioni del colore diviso. E cosa significa il divisionismo? Significa un tipo di pennellate che punta sulla separazione del colore, la separazione delle pennellate che vengono stese o a puntinato, un po' come i puntinisti francesi, o con pennellate più staccate comunque e segni che più allungati.
un riferimento importantissimo per tutta questa carrellata che la mostra rappresenta attraverso un confronto spettacolare del dipinto di Previati con un dipinto di Giovanni Segantini, Amore alla fonte della vita, dove c'è una pittura cristallina, luminosissima, immersa in una natura vera, ma anche questa piena di energia e di riferimenti simbolisti, con un grande angelo in primo piano che guarda il destino dei due amanti che avanzano vestiti di bianco, pensosi in questa valle. Un altro riferimento importantissimo è quello che ci rappresenta un'opera di Umberto Boccioni, del suo periodo divisionista, ed è un ritratto della propria madre, Cecilia Forlani, raffigurata di spalle. Ma è un ritratto che Boccioni fa nel 1909, a distanza di circa 20 anni dall'opera monumentale di maternità di Previati, e che però riprende alcuni aspetti e si allinea in qualche maniera, rende omaggio a quel vecchio maestro che Boccioni tanto ammirava. Ma in questo soggetto Boccioni non produce un ritratto tradizionale, crea un'opera alquanto sconvolgente. E la madre, anziana madre, è raffigurata nella sua casa, probabilmente nella sala da bagno, in un momento di grande intimità, quindi non è un ritratto ufficiale, ed è alle spalle seminude. Ed è girata come se si girasse per guardare il figlio, in un certo senso. In questa pittura si vede sia il riferimento alla pittura divisionista, sia che cosa Boccioni sta andando a fare nel suo percorso serrato verso il futurismo. E queste linee filamentose che in Previati erano morbide e fluenti, qui diventano dei segni, delle linee di forza, delle spinte. E in questo quadro si vede che Boccioni già ha intravisto il concetto della simultaneità, ossia della figura che viene fusa con il suo ambiente e rappresentata con tutto questo dinamismo, senso di potente dinamismo che caratterizza tutti i soggetti boccioniani.